Si è svolta a Castelnuovo Garfagnana la manifestazione dal titolo Insieme si può, organizzata dal Panatron Garfagnana in collaborazione con i comuni di Castelnuovo e San Romano Garfagnana, GS Recchiella e Lisi Garfagnana. Il progetto di questa mattina vede il nostro interesse verso un'attività congiunta fra i ragazzi normodotati e i ragazzi che abbiano qualche limitazione. Insieme si può, dobbiamo mettere insieme per una passeggiata. Per una passeggiata e per un'attività ludica. L'iniziativa si è aperta con una passeggiata all'interno dello stadio comunale Alessio Nardini e poi è proseguita all'interno della Tenso Struttura nel piazzale Coppini. Tante le iniziative, tra cui una mostra fotografica che documenta atleti e persone con disabilità che hanno raggiunto traguardi importanti. Ma c'è stato anche un momento di divertimento con il mago Zaza. La manifestazione ha visto la partecipazione di varie personalità ed è stata arricchita anche dalla presentazione del radiodramma curato dall'attore Alessandro Bertolucci, un progetto realizzato per conto di Lisi Garfagnana. È il radiodramma. Il radiodramma noi l'abbiamo rispolverato e ne abbiamo realizzato uno insieme ai ragazzi dell'Lisi Garfagnana e ai ragazzi dei corsi di teatro del Teatro Alfieri. Abbiamo lavorato anche con piccoletti, come questo qua giù, come questo. Ecco, che hanno prestato insieme ad altri la loro voce per una versione, diciamo, rivisitata e corretta del Signore delle Mosche. Questo progetto rientra in una delle iniziative del progetto Doppio Sorriso dell'associazione Experia, realizzata in collaborazione con la DABLAB SRL e la Tenuta Il Ciocco. Lo presentiamo stamattina nell'ambito di questa manifestazione sull'inclusione, perché il progetto Doppio Sorriso andrà avanti, nel senso che lavoreremo quest'anno con Lisi Garfagnana, lavoreremo con la salute mentale come stiamo già facendo da novembre. E quindi niente, il lockdown non ci ferma, il Covid neanche, noi siamo sempre qui in battaglia a combattere per questi ragazzi che hanno bisogno di attività e di iniziative.